quanto tempo data mi ascolto? 1, 2, 3 minuti, 4 minuti, cerco di essere velocissimo, 2 minuti che non devo finire, ma non perché non ce ne sia mai tempo, già sarei andato. Primo pensiero che vorrei offrire a me e a voi, questa sera stare insieme, siete venuti, vuol dire che anche in terra di Calabria, dove Iesi non è stato, grazie ai nostri parroci, questa figura riveste un ruolo importante. Questa figura può insegnarci qualcosa. Allora la prima domanda che vorrei porre a me e a voi, che uscendo fuori ognuno di voi sa la porta. Chi ha dato a Iesi la forza di poter lavorare a testa alta, con paure, dubbi, ma con la determinazione di non arretrare di un centimetro. Solo e soltanto la fede in Gesù Cristo. La fede era la sua corazza. Domanda a me e a voi, noi, che fede abbiamo? Veramente Gesù Cristo per noi è tutto. Quando Gesù Cristo diventa tutto, dentro di noi c'è la libertà più assoluta, perché è Lui che guida la nostra vita. Non ci sono né beni materiali, né affetti, tali da distogliere il nostro legame con Cristo, che per noi è Dio e quindi è tutto. In questo senso, Iesi è un monumento alla libertà, alla dignità dell'uomo, è un patrimonio non di Palermo, ma dell'umanità, non da custodire in una nicchia solo per pregare. Ma i santi sono esistenze teologiche, cioè con la loro vita hanno parlato di Dio. Quindi possiamo pregare, invocare, chiedere che per mezzo di loro il Signore ci conceda qualche grazia. Ma non ci dobbiamo fermare lì, dobbiamo far sì che il loro messaggio arrivi nei nostri cuori e ci trasforma. E ci trasforma. Un'applicazione della nostra vita. Piccoli e grandi. Come ti chiami, bambino? Uno di voi tre. Come ti chiami? Daniele. Daniele, dimmi una cosa. Con la sincerità propria dei bambini. Qualche atto di prepotenza che il compagno lo fai qualche volta. Sì. Sì. Lo facciamo tutti, in tutti i posti. E se non lo facciamo, abbiamo la paura che gli altri ci prendano per cretini, perché solo chi è prepotente, un mafioso, è intelligente, non lo chiede le forze dell'ordine, perché di questi esempi li hanno in tutti i momenti. Allora la prima considerazione che vorrei fare a noi è: vogliamo essere credenti fino in fondo? Vogliamo essere uomini di fede fino in fondo? Allora un cristiano non può essere né mafioso né avere atteggiamento di mafiosità. Ci può capitare, correggiamoci. Un esempio materiale: dobbiamo andare alla posta, facciamo la fila, mettiamoci in fila come Gesù per i cieli battesimi quando arriva il nostro turno. Rispettiamo la legge, che è il primo elemento. Noi parliamo tanto di legalità in Calabria, ma il parlare sempre di legalità per me significa che non c'è lei e che il gradino più basso. Perché se vogliamo andare oggi dobbiamo andare alla ricerca del bene comune, alla corresponsabilità, alla fraternità, alla comunione, a sentirci fratelli. E il credente deve avere una marcia in più, deve avere un cuore che arde, dico sempre. Fra qualche giorno, fra qualche
settimana vedremo lo sceneggiato di Priusa. Stanno facendo una reclama, lo vedrò con piacere perché è un poeta che mi piace tanto. Un verso di una poesia di Priusa dice che non arde, che non ha un cuore che arde, non vive. Noi siamo figli delle indifferenze. Nel 1946 veniva pubblicato un libro di un autore francese, il padre del personalismo, Paul Ricoeur, ma contestualmente veniva pubblicato un altro da Antonio Mudanici, guardate, dai titoli molto simili. Il primo, Paul Ricoeur, in questo libro diceva la Chiesa, oggi siamo nel 1946, oggi chissà cosa avrebbe detto, allora era un raffreddore, oggi è il freddo da cavallo, diceva la Chiesa oggi non è da combattere le eresie, magari ci fossero le eresie, perché al tempo delle eresie c'era dibattito, c'era passione, c'era interesse per la Chiesa, oggi c'è l'indifferenza. Siamo indifferenti, ognuno fa gli affari suoi. Al tempo della morte di Puglisi, l'ho sentito con le mie orecchie, perché sì, io quando mi sono passato le trovo a Roma, ma periodicamente andavo a Palermo, arrestando le mie perdonerate, se lo dico nel linguaggio tipico, sguaiato, palermitano. Ma con ciò che ci fa? Ma chi gliel'ha fatto fare? Antonio Gramsci, quindi abbiamo un cattolico e uno che diceva di non essere cattolico. Odio gli indifferenti, perché gli indifferenti non adempiamo il nostro compito. Qual è il nostro compito? Noi dobbiamo insegnare a questi bambini da dove veniamo, come dobbiamo vivere, verso dove andiamo. È la Chiesa, è il Vangelo, l'esempio di Cristo, l'esempio di questi campioni, per questi felici, sono modelli da proporre, perché danno alla nostra vita senso, danno entusiasmo, danno vita. Allora sì che possiamo perseguire degli ideali di rettitudine, di correttezza, prima ancora che essere uomini di fede dobbiamo essere uomini onesti, corretti, retti. La fede, per essere vera, bisogna di trovare un terreno umano ben disposto. Per cui, genitori presenti, se un vostro bambino non fa i compiti, non dite alla maestra abbia pazienza, e guai se ne metti due, ma dite alla maestra con l'intro, mettetegli pure due, devi studiare. Ma se vai a difendere il tuo figlio, che non fa il suo dovere, tu questo figlio non l'avrai mai educato, non lo educherai mai. Non voglio assolutizzare, perché possono capitare anche evidentemente situazioni oggettivamente vere che non permettono determinate cose, ma sto dicendo un concetto. Usciamo da questa forma di indifferenza, devono pensare sempre agli altri. Ognuno di noi porta il suo contributo. Getti il suo seme, lasci nel posto dove il Signore ci mette qualcosa di fatto bene, in modo da poter dire sto lasciando questo posto o perché il Signore mi chiama troppo o perché il Signore mi chiama a miglior vita, mi sono sforzato di lasciarlo meglio di come l'ho trovato, mi sono sforzato di essere una persona retta, onesta, un uomo di fede, non ho fatto veramente male a nessuno, ho rispettato gli altri, ho insegnato ad essere agli altri persone da bene, ho perseguito il bene comune. Quindi questa maniera di pensare, di mafiosità da un lato, di indifferenza dall'altro, che fa parte purtroppo, diciamolo umilmente, anche della nostra terra calabra, facciamo di tutto perché questo sera, questa sera ci è venuto offerto dall'esempio di Puglisi, come si
sia con Dino, Dorberto, che ringrazio per aver organizzato questo momento, sia soprattutto Don Francesco, che ha avuto parole chiare, nitide e coraggiose. Ne sono testimone, è vero che è così, lui non ha trattato mai una vita. Adesso determinati concetti che 20 anni fa uno doveva avere paura di dire sono diventati patrimonio comune. Io 20 anni fa questo libro non l'avrei potuto scrivere, probabilmente, a prescindere dall'essere o non essere l'essere. Quindi miglioramenti ne abbiamo, passi avanti ne abbiamo. E sappiate ancora un'altra cosa. Della mafia sappiamo tutto quasi, ma della 'ndrangheta sappiamo molto poco. Molto poco. E il lavoro in Calabria è ancora lungo, molto più lungo che in Sicilia. Questo ci deve fare riflettere. E alle giovani generazioni piccole e grandi dobbiamo insegnare che ad essere malinconico è bene, che ad essere uomo rende felice la nostra coscienza e rende bella anche la nostra vita. Vi ringrazio per la vostra presenza. Buona serata.